e vinciamo 2-1 contro l'Everton e sto godendo tantissimo. Ragazzi, non sottovalutiamo questa vittoria perché io già sento alcuni che parlano avete vinto con l'Everton, ma che squadra è? Ragazzi, abbiamo battuto la miglior difesa della Premier League, quindi prima di criticare una vittoria valutate il peso delle parole che utilizzate. Ragazzi, abbiamo vinto, Cristiano Ronaldo finalmente è tornato al gol, è tornato a sorridere, Casemiro ha fatto un assist clamoroso, ma c'è veramente tanto da dire. Ma prima di iniziare mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Partiamo dal presupposto che questa partita, come al solito, non è mai facile, perché siamo il Manchester United, quindi il risultato non è mai scontato. Partiamo malissimo perché ci sbomba Iobi con un gol che a dir poco impressionante, che penso che se lo ripete altre 20 volte non ci riesce a farlo, con anche un De Gea un po' indeciso. E poi ragazzi, la rivolta del Manchester United, perché lo United caccia fuori quel carattere che Ten Hag ha cacciato nelle settimane precedenti e lo United ribalta completamente il risultato con un assist clamoroso di Marziale per Anthony. Anthony fa un gol a dir poco incredibile e poi dopo Marziale esce per un infortunio, entra in campo Ronaldo e Ronaldo fa un gol pazzesco con assist di Casemiro. Sembra un meme, ma è la verità. Cioè, Casemiro e Ronaldo, ex Real Madrid, che uno fa l'assist e l'altro il gol. Vabbè, tralasciando ste storielle, ragazzi, vinciamo, ma non è tutto positivo. Non è tutto positivo perché sapete che quando vedete e sentite i miei post partita, io sono una persona molto obiettiva e valuto anche le cose negative che ci sono state questa sera. Questa sera per gli ultimi 30 minuti il Manchester United non c'è stato. E uno per l'ennesima volta mi può dire: ehi Arno, de che te lamenti? L'importante è vincere. Assolutamente. Io non me lamento di niente. Però ragazzi, sti 30 minuti che non giochi iniziano un po' a darmi fastidio, perché non è la prima volta che succede. E questo per me arriva dalla stanchezza. Il problema è che il nostro allenatore persiste a non mettere in campo determinati giocatori. Non li sostituisce. Aspetta sempre l'80esimo per fare i cambi, quelli importanti, e dopo ci ritroviamo al 60esimo/70esimo a soffrire come porci, e questo a me non mi sta bene, perché la squadra l'hai, è ampia, puoi fare tanti cambi, ma non si sa perché non usufruisci di quello che hai in mano. Ma tralasciando ciò, prepara la partita, ragazzi, la prepara bene, cioè parliamoci chiaro, scende in campo lo United per dominare il match, prendiamo, ripeto, un gol che se lo ripete altre 20 volte non lo farà mai. Ragazzi, poi lo United ha ricominciato a giocare il calcio che voleva Ten Hag e abbiamo completamente ribaltato il risultato. Cioè, a un certo momento, appena abbiamo subito gol, i primi 20 minuti l'Everton non ci ha capito niente. Cioè, andavamo lì, fregavamo palla, Anthony spaziale sta facendo qualcosa di veramente incredibile e mi sta sorprendendo questo ragazzo. Poi vabbè, ci annullano un gol che per me era regolare. C'era un rosso per uno dell'Everton, non gliel'ha dato. Cioè, ci sono state delle situazioni che non me lamento perché abbiamo vinto, ma quello era rosso. Il cambio dopo l'Everton non lo poteva fare perché era uscito Gordon che doveva essere espulso. Lasciamo perdere. Comunque sia, il discorso è molto semplice, ragazzi. Bisogna continuare così. Bisogna continuare così. Anche se soffre, bisogna continuare a vincere. Perché in questo momento i ratti che sono usciti dalle caverne settimana scorsa perché abbiamo perso con il City devono rinchiudersi di nuovo nelle caverne, anzi doppiamente, perché erano gli stessi che dicevano che Anthony era un sopravvalutato, e intanto questo sta a dimostrare che è un buon giocatore e spero possa continuare. Poi dicevano Ten Hag incompetente, 9 partite, 7 vittorie e 2 sconfitte. Le 2 sconfitte arrivano, una col Manchester City che è nettamente superiore e una con Real Sociedad che ci hanno praticamente rapinato perché gli hanno dato un rigore che non c'era. Quindi è lui l'incompetente. Lui è l'incompetente che in questo momento ci ha rimesso in lotta per la Champions League dopo 2 sconfitte iniziali in campionato. È lui l'incompetente. Un allenatore che ha messo carattere ad una squadra che il carattere non ce l'aveva da mesi. È lui l'incompetente, giusto? Adesso che fate? Vi rinchiudete di nuovo dentro quelle caverne? E sono sicuro che a mo' arriveranno anche quelli. Hai criticato Ronaldo, adesso non dici niente. Ragazzi, io credo che l'italiano sia facile da capire. Io ho criticato la prestazione. Ho detto, Cristiano Ronaldo giovedì ha giocato male, non è da sufficiente, se non sta bene è meglio che non gioca. Questo ho detto. Che poi se lui segna, io so che non è che sto lì, orca, segnato.
sono contento perché ha segnato per il Manchester United, ma rimango sempre dell'idea che giovedì ha giocato una brutta partita. È quello. La gente se l'è presa come oh, non è giusto, quando invece è oggettivamente la realtà dei fatti. Oggi Shaw entra, l'avevo pronosticato che doveva giocare stasera e ha giocato bene. Shaw ha giocato veramente tanto bene. Squadra ragazzi che bisogna continuare così. Cioè parliamoci chiaro, bisogna continuare così. Bisogna metterci ancora più grinta, ancora più voglia, perché abbiamo la prossima Colomoni in casa nostra. E poi ragazzi ci abbiamo Newcastle, un altro big match, perché ormai Newcastle è una grande squadra da non sottovalutare. Quindi bisogna stare attenti anche al Newcastle, bisogna starci con la testa, però stasera godiamoci questo risultato. Come dissi ai tempi con la vittoria dell'Arsenal e come dissi ai tempi con la vittoria del Liverpool contro il Liverpool, godiamoci questa vittoria. Fino a giovedì stiamo così e riguardiamo tutte le notizie che sono passate in questa settimana, dove dicevano che Ronaldo era in cagnara con l'allenatore, dove Ronaldo era in cagnara con i giocatori, dove Casemiro era in cagnara con l'allenatore, dove quello faceva cagnara con quest'altro. Ci mettiamo qui fino a giovedì così a guardare tutte queste notizie che ci scorrono e forse ad alcuni fanno riflettere anche. Niente ragazzi, io vi saluto e si gode, si gode.